Il segreto dei nonni non sta negli occhi, non sta nelle trecce, non sta nei tic adorabili della nonna bisnonna, fumatrice a quasi 94 anni e puntuale bevitrice di aperitivi delle 7. Il segreto che li rende tra loro simili è un altro, e cioè che l'essere nonni è prima di tutto una questione di come si sta nel tempo. Stare nel tempo come un nonno. Magari esserne capaci prima, quando si è genitori e figli, ci si è detti nei momenti di smarrimento acuto, guardando l'effetto che fa l'essere nonna su mia madre, una donna che per il resto, quando non è con la nipote, sta nel tempo della vita come tutti, cioè forse senza quel di più di attenzione ed energia per accorgersi sempre di quello che sta succedendo mentre ci si danna e ci si affanna. Invece i nonni si accorgono di cose di cui i genitori non si accorgevano. Piccole cose impercettibili, che del nipote a loro si svelano e a nessun altro. Si mettono in ascolto da nonni, fanno fuori in un attimo le loro precedenti e attuali abitudini ed attitudini, sospendendole per sempre e per il tempo dell'esser nonni, e improvvisamente capiscono e si fermano. Loro, gente che mai si era fermata un attimo, e cominciano a parlare lo sconosciuto lessico a due con i nipoti. Ogni coppia nonno-nipote ne ha uno di lessico, lessico irripetibile e rito irripetibile. E infatti mai la nonna, che è stata mamma bambina, sarà bisnonna con mia figlia come è stata nonna con me. Intanto perché quando era nonna non c'era il telefonino, il nuovo utilissimo marziano da cui, per un periodo, con memoria selettiva, dice, sapeva mandare persino gli SMS, ma poi ha dimenticato come fare. Ma non importa, perché intanto le sono tornate in mente le favole di tale Mingon, lo scemo del villaggio, saga tramandata oralmente negli anni 20 e 30 dalle donne della sua famiglia, nella sua Emilia-Romagna. E solo lei se le ricorda, le avventure di Mingon, solo lei racconta alla bisnipote che ascolta rapita e a volte si addormenta. Di fronte a Mingon non c'è Frozen che tenga, come di fronte al Pinocchio rilegato e consunto del nonno dei giornali, a Milano a Natale degli anni Ottanta, non c'era Topolino o Principessa che tenesse. C'è stato un tempo in cui era soltanto una nonna giovane nata nel 1921, la bisnonna quasi 94enne, che ha visto due secoli e una guerra, ed è passata dalla totale assenza di elettrodomestici alla lavatrice, al fax, allo smartphone, e oggi non vuole restare a casa quando tutti vanno al mare. E perché ci devo stare se mi annoio? Forse anche perché quando era giovane al mare ci si andava poco. Due giorni in Riviera Adriatica e poi a casa, o sul piroscafo in viaggio di nozze una volta nella vita. Ma adesso il tempo della nonna bisnonna è il nostro, anche se a suo modo. E la domenica lei si mette, cascasse il mondo, il costume elegante, quello un po' da crociera, e si fuma la sigaretta in spiaggia, senza muoversi e senza più andare in pattino come faceva con suo marito. Strano caso di perfetto marinaio, che non sapeva nuotare ma sapeva insegnare a remare all'indietro e a spinare il pesce alla nipote renitente di 5 anni. Quando era soltanto nonna, la nonna bisnonna era diversa dagli altri nonni degli anni Ottanta, quelli che andavano a prendere a scuola i nipoti, con le pecore nere prese dalle babysitter. Era ex maestra, la nonna, e dunque connessa in qualche modo a quelli che venivano chiamati i giovani, ed era l'unica tra le nonne, forse anche perché in visita a Roma da forestiera, a non scandalizzarsi poi così tanto per quei programmi bim bum bam, arrivati sulla nuova televisione a colori della compagna di scuola della nipote, la figlia dell'ingegnere, invidiatissima dalla nipote per quella casa con i quadri severi e il parquet e le abitudini regolarissime, così diverse da quelle della sua famiglia un po' pazza di gente con figli ma non sposata, e questo era il meno. La non sposata si era infatti separata, la coppia genitoriale, e la figlia dei separati non sposati si era trovata il primo giorno di scuola elementare ad ammetterlo.
Serena è ancora ignara delle conseguenze. In quell'aula di scuola pubblica, in un giorno di settembre del 1979. Sono io, sì, la figlia dei separati non sposati, aveva detto subito, additata in bagno da una compagna, e chissà che cosa aveva pensato a suo tempo il nonno del pattino di questa scelta. Si era domandata poi, guardandolo con sua madre, per lui imperdonabilmente sessantottina ma in fondo non così scapestrata, la figlia con cui aveva molto discusso ma da cui sotto sotto era stato molto ascoltato. Quando arrivava a Roma da Ferrara, la nonna bisnonna guardava tranquilla i cartoni animati con la nipote. Cartoni animati giapponesi con troppi innamorati, diceva, e a quel punto le veniva sempre in mente di quando aveva portato sua figlia a vedere Via col vento e le aveva coperto gli occhi perché Rossella O'Hara e Rhett Butler si baciavano. Uno dei baci più belli dello schermo. Stare nel tempo come i nonni al cinema e starci a lungo, nei pomeriggi anche noiosi di vacanza. Da nipote unica di nonni e zii, fino alla nascita del fratello di 15 anni più giovane. Stare coi nonni nel tempo dei nonni, al mare, nella cabina dello stabilimento, ad aspettare di poter fare il bagno dopo aver digerito, incubo con sottofondo di cicale, e ricordarsi di quanto era moderna la bisnonna del tempo delle mele, film cult per ragazzini anni 80, perché a me pareva che la mia di nonna assomigliasse molto nello spirito a quella bisnonna. E si poteva raccontare tutto, anche se faceva finta di scandalizzarsi. E anche lei, forse, avrebbe spaccato la vetrina di una profumeria con l'ombrello, all'occorrenza, per difendere l'onore della famiglia. Tanto era imprevedibile come quella del film. Si era scoperto un bel giorno che la nonna, apparentemente d'accordo su tutto con l'amatissimo marito cattolico, aveva votato diversamente da lui al referendum sull'aborto e sul divorzio, e da allora ammirava molto Emma Bonino, pur avendo in vita sua messo la croce sul simbolo di C innumerevoli volte. Le si potevano e le si possono raccontare amori e dolori alla nonna bisnonna e lei sempre si fermerà a pensare, come se la risposta troppo rapida non fosse contemplata, e poi sempre risponderà a modo suo e a tempo suo, cioè con una lettera scritta a mano, dove avrà copiato a mano un testo preso da qualche libro di poesia perso negli scaffali. Per ogni problema e per ogni consiglio, la strofa di poesia giusta. Poi mette la lettera nella borsa della nipote di soppiatto, dicendo «Leggila quando hai un minuto». Ed è una frase che secondo lei dovrebbe illuminare, anche se sua figlia le dice «Basta, mamma, sono tutte cazzate!» Perché essendo figlia, non ha la pazienza che i nipoti hanno col nonno, che il tempo dei nonni e dei nipoti è un tempo di relazione. Scorre più lento, è diverso quando sono insieme, quando si parlano senza che nessuno dei due debba sgridare, avvertire, educare o criticare l'altro, cosa impossibile nel rapporto genitori e figli e figli e genitori, e si ritrovano a soffermarsi sui dettagli che resteranno nella vita, con confidenze e risate, tutte loro, da cui i genitori sono esclusi. Ed è un tempo comune, che produce piccoli scarti e piccole ironie della sorte. C'è stato infatti un giorno, nella famiglia di mezzi pazzi non sposati e separati e poi allargati ad altre famiglie, sposate e non, in cui il nonno dei giornali, preparando l'albero di Natale con la nipote arrivata da Roma con il treno non ancora Frecciarossa, quello degli emigrati al contrario, che durante le festività salivano al nord, si era liberato improvvisamente dal solito razionalissimo aplomb inglese, innato ma aggravato da quando era stato corrispondente a Londra, e si era commosso senza motivo di fronte al presepe. «Ma perché lo fai, nonno, se sei ateo? Tua zia ci tiene, e alla fine a me che fastidio dà?» E però poi è l'essere stato un po' inglese che resta di lui, anche per chi era troppo piccolo per viverlo dal vivo. Mio fratello, il nonno dei giornali, lo ricorda poco. Ma il codice segreto nonno-nipote ha funzionato lo stesso. E un giorno di pochi anni fa, l'ormai anziano ristoratore italiano del locale di Londra, dove andava sempre l'Enrico nonno, inviato dagli occhi blu, ha voluto offrire il pranzo al giovane sconosciuto che si presentava con quel cognome e gli ha raccontato storie che le sorelle maggiori e i figli e le madri avevano ascoltato distrattamente, scene di vita londinese anni 50-60,
con il nonno e la nonna che invitavano gli altri corrispondenti stranieri a provare l'allora appena aperto locale a due passi da Harrods. L'allora giovane proprietario si faceva un nome nel demimonde giornalistico che contava grazie a quella coppia di milanesi, mai dimenticati e sempre ringraziati, anche a costo di farlo ex post attraverso due generazioni. Stare nel tempo come un nonno può succedere anche agli autodenominati nonnastri, i compagni dei nonni, anche se sono soltanto loro a chiamarsi così. La nipote di 4 anni li chiama infatti sempre e comunque nonni, perché li vede nonni, e tu li vedi muoversi al tempo dei nonni solo con lei, che di nonni veri non ne ha conosciuti due, e allora si pensa a volte, bisogna inventare delle favole per farglieli conoscere almeno come personaggi. C'era una volta il nonno che prendeva il canotto e ci metteva un sacco pieno di panini per andare a fare il bagno nella spiaggetta dietro agli scogli. E però poi il canotto si è bucato e la zia si è buttata in acqua per riprendere la focaccia, il prosciutto mezza affogata. Ma la bambina ha capito subito che la storia non era inventata bensì vera e dopo quella prima puntata, nelle sere d'inverno, si è messa a chiedere, dopo la favola letta sul libro, un pezzettino di storia vera del nonno, di cui ancora non sa di poter ascoltare la voce. Lui era doppiatore e potrà ancora avere con lei il suo tempo da nonno, anche se solo in un film. I nonni sono il punto perfetto di intersezione tra una vita e un'altra, tra un'Italia e un'altra, tra un pezzo di paese e un altro. Un modo perfetto per mettere insieme i puntini di un pezzo d'Italia che ci piace fino alle lacrime.